Ciao, benvenuto alla consueta analisi settimanale dei mercati finanziari. Sono Michele Clementi. Gli argomenti dei video sono i conseguenti. I convegni di Jackson Hole e BRICS. Ho invertito, diciamo, la fase temporale, perché prima sono stati BRICS e poi c'è stato quello di Jackson Hole. Ho messo convegni per non usare la parola meeting, che forse era più appropriata, ma non vorrei si offendessero i BRICS, perché come vedremo c'è un po' una battaglia partendo dal dollaro e penso anche agli inglesismi. Dati societari e margini di profitto, ne parlerò anche facendo vedere i dati di Nvidia che sono stati eccellenti, eclatanti, proprio l'intelligenza artificiale è l'argomento del momento. Dati macroeconomici, per quello che sono stati, ma non ce ne sono stati di molto importanti, anche se hanno dato delle indicazioni di rallentamento per quanto riguarda l'area euro e qualche preoccupazione anche per quanto riguarda l'America con il dato sulla produzione industriale. E poi l'analisi grafica dei principali indici. Buon ascolto. Bene, parto da una descrizione di che cos'è poi effettivamente il meeting di Jackson Hole. È uno dei più importanti, come si dice, si scrive qui, l'incontro economico più esclusivo al mondo, dove appunto sono invitati i vari presidenti delle Fed americane e anche quelle straniere, ma non tutte, ecco perché poi magari qualche escluso ha pensato bene di fare il suo di meeting, il suo di convegno, e dopo parliamo di quello dei BRICS. In ogni caso si tiene presso la Federal Reserve di Kansas City. La storia dice che l'allora, nel 1981, presidente della Fed, Paul Volcker, volle fare in quella zona perché c'era un campionato della pesca alla mosca. Lui era un appassionato, per cui ha detto: perché non uniamo le due cose? Ecco, questa è un po' la storia. È da quel periodo, dal 1981, che questo convegno, il 1981, si tiene appunto a Jackson Hole perché voleva partecipare a una gara di pesca alla mosca nella zona. Questa è un po' la storia. Ma che cos'è che è poi successo? Che recentemente, faccio un passaggio. I paesi esclusi a questo meeting di grandi banchieri si sono voluti fare il loro e proprio giorni prima di quell'appuntamento di Jackson Hole in Sudafrica c'è stato quello dei BRICS, ricordo essere l'acronimo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Hanno partecipato i vari esponenti dei paesi, anche Xi cinese, non è andato Putin perché Putin non si poteva presentare in Sudafrica perché essendo nel tribunale comunque per aver fatto delle rappresaglie in Ucraina ha un mandato di cattura, quindi Sudafrica si sarebbe trovata in una situazione diciamo scomoda perché da una parte avrebbe dovuto incriminare Putin se avesse messo piede nel proprio territorio, dall'altra parte è un suo amicone, amicone. In ogni caso Putin in questo caso non è andato. Che cosa che stanno facendo i BRICS? Si stanno cercando di allargare, stanno cercando di trovare un polo che vada a contrastare la presenza, diciamo, del blocco Stati Uniti-Europa, facciamola così, no? Chi è che si è unito? In sei paesi, tra cui l'Arabia Saudita, che ormai ha l'onore delle cronache per mille cose sportive, Iran, Argentina, Egitto, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti. Qual è la caratteristica di questa unione? Questa caratteristica di questa unione, vado, eccolo qui, che se noi andiamo a prendere, rappresentano il 36% del PIL mondiale, poi stanno cercando di allargarsi, quindi comunque è un terzo, diciamo, del PIL mondiale. In termini di popolazione, ovviamente solo India e Cina, fanno da padrone, comunque quasi il 50% della popolazione. Ecco, quello che sta succedendo in questo momento, sono due, diciamo, scuole di pensiero, facciamola un po' così scolasticamente. Quelli che sono dei BRICS, quindi il loro obiettivo è quello di combattere. Principale obiettivo è combattere il dollaro, che rappresenta poi, diciamo, l'Occidente, e quindi si sono ripromessi di scambiarsi tutti i loro scambi commerciali, saranno fatti in valuta locale. Ne abbiamo già parlato di questo, non voglio dire che è la fine del dollaro, però è da prendere in considerazione, anche perché bisogna considerare, noi sempre guardiamo la Cina, sappiamo che in questo momento la Cina ha dei problemi, però forse c'è passato questo, proprio nelle giornate in settimana. L'India è andata sulla Luna, cioè il primo indiano che ha messo il piede sulla Luna.
Questa è una cosa importante, quindi stiamo parlando sì di paesi emergenti, però che si stanno creando il loro spazio. Spazio forse viene anche bene come parola, perché appunto abbiamo già da parte dei BRICS qualcuno che sta ostacolando, diciamo, le mire espansionistiche, se vogliamo, di Musk e dell'America. Loro sono già su Marte, però intanto stanno arrivando anche loro. Quindi vedo in futuro una controposizione forte, non solo ideologica, ma anche economica, finanziaria e anche da monitorare, questa sarà la deglobalizzazione che viene fatta su due, parti importanti. Quindi l'Occidente e i BRICS che stanno crescendo. Va bene, ma torniamo per quanto riguarda i mercati finanziari, attesi erano appunto a Jackson Hole gli incontri e le parole sia Lagarde per quanto riguarda la Fed, la BCE, sia per quanto riguarda Powell, la Fed. Che cosa hanno detto sostanzialmente, andando veloce? Beh, la Fed, la BCE è stata anticipata dal presidente della Bundesbank, sicuramente importante, che ha detto in UE presto per fermare il rialzo dei tassi. Ok, dall'altra parte qual è stato il dubbio? Beh, il dubbio principale per quanto riguarda la BCE è questo, che come ti farò vedere dai dati, la novità è che anche i servizi che ti ho sempre fatto vedere essere forti in questa fase sono scivolati in territorio sotto 50. Ti ricordo che 50 è lo spartiacque, sopra 50 è un'economia in espansione, sotto 50 è un'economia in rallentamento. Sapevamo che il manifatturiero era in una fase di contrazione, ma veniva, sostenuto dai servizi. Ecco, se però vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, si può vedere come il manifatturiero ha avuto un'inversione. Quindi è vero, un rallentamento dei servizi, ma contestualmente c'è una ripresa del manifatturiero. Questo è l'aspetto importante che deve tenere in considerazione la BCE, che siamo di fronte a un rallentamento. Sappiamo bene che comunque i rialzi dei tassi di interesse hanno proprio questo di obiettivo, cioè quello di rallentare l'economia e contestualmente raffreddare l'inflazione. Ecco, diciamo che per il rallentamento dell'economia ci siamo, l'inflazione è ancora un po' alta mediamente in Europa perché siamo sopra il 5%. Mentre invece se andiamo a vedere il discorso di Powell, te ne parlo mentre ti faccio vedere che cosa, le aspettative per la prossima riunione a settembre dei tassi di interesse, quindi manca poche settimane. Quello che si può vedere che cosa? Che le aspettative di un nulla di fatto dopo le parole di Powell sono all'80%, quindi comunque nonostante che Powell abbia detto che ancora sono disposti a ulteriori rialzi dei tassi di interesse se necessario, allo stesso tempo quelle sue parole, come si vede una settimana fa, le probabilità di un rialzo dei tassi di interesse di 0,25 alla prossima riunione erano andate all'11%, sono raddoppiate le aspettative e quindi portate un 20. Vero è, come ti farò vedere dai dati macroeconomici, che si inizia anche in America, grande forza in questo trimestre dell'economia, però anche lì si iniziano a vedere dei rallentamenti. Quindi stiamo a vedere, probabilmente la prossima riunione un 80% di probabilità non saranno disattese, sarà un nulla di fatto, ma nulla vieta, come è stato già precedentemente, ti ricordo che c'è stato già, mi sembra, giugno un nulla di fatto per poi avere a luglio un rialzo dello 0,25. Diciamo che siamo agli sgoccioli, però l'inflazione è lì, è sotto cava scova, sotto le ceneri, per cui i banchieri in definitiva che cosa hanno detto? Benissimo, stiamo sempre alla finestra a un riacutirci dell'inflazione, siamo pronti a un rialzo dei tassi di interesse. La BCE invece è scontato che ci saranno ulteriori rialzi dei tassi di interesse, sempre che l'economia non rallenti oltre quello che è il soft landing che sta avvenendo. Quello che sicuramente ha dato slancio alle borse, almeno all'inizio della settimana, sono stati i dati di Nvidia, che è appunto il punto di riferimento del tutto il nuovo mega trend dell'intelligenza artificiale.
Beh, sicuramente ha avuto un fatturato in crescita del 101%, ha 13,5 miliardi di dollari, ma non è solo questo il dato importante. Se andiamo a vedere anche gli utili, per azione sono volati dell'854% e del 202% rispetto al trimestre precedente, 854% rispetto all'anno precedente. Non è poco. Andando a vedere questo senza fare tante bobe su Nvidia, che comunque te dirai, ma io non ce l'ho. Beh, no, Nvidia è presente in tutti i fondi e in tutti gli ETF, quello che riguarda l'America, i tecnologici, non necessariamente di avere un ETF sull'intelligenza artificiale. Ormai Nvidia è tra i primi titoli più grandi al mondo e quindi goditelo, perché comunque sicuramente è dentro anche in un ETF World, è dentro dappertutto, a meno che tu non abbia comprato l'Italia o l'Europa, ovviamente è un titolo americano, ma tutto quello che invece è America, World, tecnologia, Nvidia è tra i primi titoli, quindi non ti disperare se non ce l'hai, indirettamente ce l'hai nel portafoglio. Ormai sono stati dati tutte le trimestrali, quasi il 100% delle società hanno comunicato i loro dati, si possono iniziare a tirare le somme. Quello che avevo un po' preoccupato, quindi la crescita dei guadagni per azioni, earning per share, che era sceso al 27, per almeno 27%, questo spaventava molto, da qui le paure di una recessione, invece c'è stato un balzo del qui sino a una crescita del 15%, e quindi sicuramente anche le aziende in America stanno andando bene. Poi anche i margini operativi erano in discesa, quindi la media dell'8,9 ci teniamo ben sopra i margini di profitto. Poi che questi margini di profitto arrivino essenzialmente da un prezzo che ancora è sostenuto dalla domanda, quindi dalla piena occupazione e quindi da un'economia forte, piuttosto che quindi margini che si possono permettere le aziende di profitto alti, nonostante che se andiamo a vedere i dati che hanno dimostrato che in realtà le vendite e quindi i fatturati, nonostante Nvidia abbia fatto dei dati da record, siano scesi. Siamo sempre comunque sopra la media storica, però come si può vedere, ecco, questa continua a scendere. Quindi i margini di profitto si sono fatti non su vendite record, ma piuttosto sul punto, su margini record fra il prezzo di vendita e il costo della produzione. Il costo della produzione che è sceso enormemente è un prezzo di vendita che si è potuto mantenere alto, nonostante poi comunque che sia calato, perché i dati dell'inflazione ci dicono questo, però meno che proporzionalmente rispetto al prezzo dell'indice dell'inflazione dei produttori. Questa è un po' la cosa. Finché c'è domanda, finché c'è forza di lavoro, ecco, io credo che i margini possano rimanere alti. Un qualcosa che sta succedendo anche in Europa, i margini sono molto alti anche in Europa, nonostante un rallentamento magari più forte di quello americano, come c'è stato in America magari l'anno scorso, lo stiamo vivendo adesso in Europa. Comunque anche in Europa un mercato del lavoro forte, quindi c'è ancora domanda, anche se si vedono appunto i primi scricchioli, ma l'economia è un'onda, per cui ecco, adesso siamo in una fase un po' calante. La prima cosa che si collega a quello che stavo dicendo è, per esempio, il dato che è uscito relativo all'indice dei prezzi ai produttori in Germania. Come si vede, meno 6%, te lo faccio vedere. Questo è il grafico, cioè è calato da che un anno fa cresceva del 40% e è arrivato a fare un meno 6. Quindi i produttori acquistano dei prezzi nettamente inferiori. È vero che il dato è calcolato sull'anno precedente, quindi dovrebbe essere rimasticato meglio. Quindi non è proprio realistico quel meno 6. Quindi è un meno 6 rispetto alla crescita dell'anno precedente. In ogni caso è un'inversione notevole. Sicuramente questo va a influenzare i margini di profitto. Per
Per quanto riguarda poi gli altri dati, quello che si vede, vado veloce perché non ci sono state cose molto importanti, però per esempio un dato che ti ho già fatto vedere è quello del PMI. Come si vede, anche in Germania, che era mantenuto, era 51,5 in quello precedente, 52,3 era aspettato a 51,5, è stato al 47,3, quindi servizi che rallentano. Però come ti faccio vedere, il manufatturiero invece è stato addirittura in miglioramento. Quindi quello che si è visto è che è vero, i servizi stanno rallentando anche a livello area euro, come si può vedere, è andato in negativo, quindi sotto 50 il rallentamento anche i servizi area euro, però dall'altra parte quello che si vede invece è il manufatturiero sta migliorando. Quindi diciamo che c'è una contrapposizione. La media è andato sotto 50, quindi un rallentamento. Però dall'altra parte c'è una ripresa di quello che è il manufatturiero. Quindi diciamo un bicchiere tra il mezzo pieno e il mezzo vuoto. Quello che è il PMI anche in America, anche qui si vede più o meno la stessa cosa, se non che i servizi sono ancora sopra 50, ma anche qui stanno rallentando. Quindi sono andati a 51 dal 52,3. Mentre invece il manufatturiero rallenta da 49 a 47, ma questo abbiamo visto. Quindi i servizi anche in America stanno rallentando, ma ancora sono in espansione. Questo è un po' il trend in atto. Quello che c'è stato poi e anche gli ordini di beni durevoli hanno sorpreso enormemente in negativo, perché ci si aspettava da un più 4,4 del dato precedente, era sì un meno 4, ma addirittura è stato un meno 5,2. Quindi in America qualche cosa, ma l'abbiamo già visto a livello di fatturato delle singole imprese, ovviamente questo è un dato macro, quindi fa anche di società non quotate, e si vede che c'è un rallentamento, diciamo, nei fatturati, però i margini rimangono ancora alti, almeno per quanto riguarda i dati delle società quotate. Per quanto riguarda invece il PIL tedesco, anche qui c'è un dato leggermente positivo, nel senso che la lettura del secondo trimestre è un nulla di fatto. Rimane un'economia in rallentamento, quindi un meno 0,2, però anche qui si inizia a vedere che c'è una reazione. Quindi rimaniamo allineati a quello che poteva essere la mia idea. Quindi un trimestre di rallentamento, io dicevo di fiacca, ma secondo me nel proseguo dell'anno ci potrebbe essere una ripresa e poi staremo a vedere nell'anno nuovo. Parto subito, come sempre, dal Bund, quindi l'obbligazionario governativo tedesco con scadenza a 10 anni, che è su questo supporto che ti ho fatto vedere. Questa è la serie storica, quello che questi cerchi che sono i precedenti rialzi dei tassi di interesse, che ovviamente sa, i tassi che salgono e i prezzi che scendono. Questo è qualcosa che ti farò vedere nei video di educazione finanziaria, non il prossimo, quello successivo, il rischio tasso. Ecco, siamo su questo livello. Ovviamente se dovesse rompere questo, quindi continui rialzi dei tassi di interesse, ecco, questo è un po' l'obiettivo, quindi questo è quello che un po' mi preoccupa, ma neanche troppo nel breve periodo, perché io sono confidente sul rimbalzo dell'obbligazionario. Come si vede, questo ha tenuto bene l'altra settimana, questa settimana è stata diciamo positiva, quindi rimango positivo sull'obbligazionario. Per quanto riguarda l'Italia, un po' meno, anche se l'altra volta ho visto che quando ho detto che si può costruire un portafoglio, ma è un po' complessa la cosa, quindi forse sbaglio a lanciare questi messaggi. In ogni caso è stata una settimana positiva, ho avuto l'altro la giornata di giovedì, diciamo delle prese di beneficio arrivate su questa fascia di resistenza. Una cosa che ti faccio vedere, ma per farci due risate, visto che c'è al meeting di Rimini, c'è il famoso incontro, meeting, appunto, qui possiamo usare questa parola, un convegno dove vengono invitati anche degli esponenti, magari politici. Quello che mi ha colpito è stato Lollobrigida, che ha detto che i poveri mangiano meglio dei ricchi, perché cercando di risparmiare vanno direttamente dal contadino. Bisogna stare attenti a questo, perché se i poveri mangiano meglio, probabilmente hanno aspettative di vita più lunghe, e quindi di conseguenza è un problema per le nostre pensioni. Bisogna lavorarci su questo.
questo. Allora io ho pensato a questo, visto rimanendo sulle battute, ho pensato a questo, visto che qui c'è Fondazione Veronesi, quindi non approfondisco neanche, mi basta il titolo, i cibi scaduti vanno buttati. Ecco, io su questo ci penserei un attimo, cioè io ho la soluzione ai poveri che mangiano meglio dei ricchi. Diamogli, così risolviamo anche il problema del reddito di cittadinanza che gli è stato tolto perché erano tutti furbi, gli diamo i cibi scaduti gratuitamente. Così prendiamo due piccioni con una fava. Se fanno male, abbia risolto il problema delle pensioni. Se non fanno male, comunque mangiano peggio di quello che stanno mangiando adesso. Quindi, comunque, anche le aspettative di vita, diciamo, si livellano con quella dei ricchi che mangiano peggio. Questa potrebbe essere una soluzione, perché il problema dell'Italia è che dobbiamo adesso guardare la legge di bilancio. Quindi sicuramente, poi ho anche delle idee per come recuperare il denaro per fare le coperture per le nuove idee che verranno al governo. In ogni caso, l'Italia non la vedo bene, non la vedo bene, ancora stiamo tenendo, e diciamo che dell'area euro è quella che vedo con più grosse incognite. La vedo con più grosse incognite proprio perché stiamo a vedere che cosa potrà succedere con la legge di bilancio. In questo senso l'area euro ha rimbalzato e quindi ha fatto uno 0,92, quindi un 1%. La Germania non mi ha aggiornato il dato, questa giornata di giovedì, non mi ha aggiornato il dato sul venerdì. In ogni caso siamo in questa fascia laterale. Vado sempre veloce perché grandi novità non ci sono, perché ti avevo disegnato l'altra settimana questa linea e facevo vedere come aveva tenuto e c'era questo supporto, effettivamente ha funzionato bene. Però andando a vedere quello che è successo poi nel proseguo, ecco, non sono così convinto che nelle prossime settimane questo possa tenere. Non sono negativo sui mercati, siamo già ormai a settembre, quindi diciamo che quella finestra temporale di rallentamento che facevamo vedere a giugno, luglio, per il periodo estivo, sta volgendo al termine. Quindi tra settembre, fine settembre, primi ottobre, secondo me i mercati ripartiranno. Ovviamente sto facendo delle analisi un po' così, però questa è la mia idea. Questo ha tenuto, continuo a mantenere anche questa come supporto. Sarebbe uno storno intorno al 10% dai massimi per quanto riguarda il Nasdaq. Anche l'America, come ti facevo vedere, siamo su questo livello, ha cercato di tornarci sopra questa fascia che ha contraddistinto il rialzo iniziato comunque a settembre-ottobre dello scorso anno. Probabile anche qui che potremmo andare su questi supporti da qui a, diciamo, nel periodo autunnale. Comunque rimango positivo. Il dollaro ha continuato a riapprezzarsi per una, due, tre, quattro, cioè la sesta settimana di fila, quindi è andato sulla media mobile, quindi ha avuto un bel recupero. Anche a livello settimanale si vedevano delle divergenze, quindi prezzi che facevano nuovi minimi e il momentum che iniziava a dare dei segnali di ripresa. Quindi anche il dollaro, diciamo, è in una fase che diciamo potrebbe ancora dare qualche soddisfazione, anche se poi siamo arrivati un po' a quello che è il target, diciamo, che potrebbe essere di questo rimbalzo. Bene loro, concludo con loro che nonostante il rialzo del dollaro, come si vede, loro risente del rialzo del dollaro, infatti in quelle settimane poi è stato negativo, e questa settimana sono ritornati gli acquisti su area, diciamo, 1800-1900, ecco, qui sono ritornati degli acquisti su loro, quindi va bene. Non vado oltre, come sempre facciamo vedere la Cina, come è andata la Cina. Diciamo che è uscita anche una copertina, non te la faccio vedere, dell'Economist, dove dice il modello cinese è volto al termine. Stiamo a vedere la Cina.
ha abbassato i tassi di interesse, ma solamente dello 0,10%, quindi un'inerzia, quindi è stato un messaggio non incentivante per il mercato, per cui la Cina è ancora monitorata, riuscirà a dare impulso all'economia? Questa è un po' la domanda. Sono lenti, te lo dicevo l'altra settimana, sono un po' lenti, non sono così reattivi come potrebbe essere l'America. Stiamo un po' a vedere, ovviamente la sua posizione oggi che si mette con i BRICS contro diciamo, l'Occidente può avere delle ripercussioni, questo è normale, quindi bisogna monitorare anche la Cina, sai quanto io sia pro-Cina da un punto di vista dei mercati finanziari, non mi sta dando ragione. Buona domenica, scusa ancora se ho messo del personale in questa analisi settimanale, ma non ce l'ho fatta. Buona domenica. Grazie dell'attenzione, come sempre se il video ti è piaciuto lascia un like, per qualsiasi commento, precisazione, approfondimento, io sono a disposizione, ti rispondo appena possibile. Se sei nuovo del canale iscriviti per rimanere aggiornato anche ai nuovi video di educazione finanziaria del mercoledì. Ciao, prossimo video.